Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul canale. Questa mattina siamo stati molto coraggiosi. Infatti dopo che ieri con Francesco abbiamo fatto serata fino a circa le 3 passate di notte, questa mattina ci siamo svegliati alle ore 8:30 come dei cadaveri per andare a fare un giretto con le nostre moto, perché Francesco ha deciso di stoppare l'assicurazione. Quindi questo, ad eccezione dei video con la Corsica, sarà l'ultimo in cui lo vedrete. Stiamo percorrendo una delle strade più brutte che abbia mai visto, ovvero quella che collega Gallese, un piccolo paesino della nostra provincia, ad Orte. E questa è una prostituta. Stamattina mi sono svegliato anche con un po' di tosse, però indubbiamente rispetto all'ultimo video con l'MT oggi non soffro il freddo, visto che mi sono vestito a strati come le cipolle e soprattutto con la roba invernale. La nostra meta comunque è il Monte Soratte, un monte in mezzo al nulla in cui non c'è nulla, e quindi l'unico motivo per cui stiamo andando a visitarlo è che si vede un bel panorama a circa 900 metri di altezza. Allora, ci troviamo ora in mezzo al nulla poiché Francesco ha detto: io queste strade le faccio tutti i giorni per lavoro, perché lui fa il corriere e porta i pezzi delle macchine, quindi se vi si rompe la macchina contattate Francesco. E adesso che siamo qui in mezzo ha detto: no, queste strade non le conosco. E si vede. Forse non vi avevo detto che oggi c'è anche Samuele, che sta morendo palesemente di freddo. Entriamo in staccata. Bello umido. Siamo umidi come Francesco. Lo incalziamo di più. Cambio di direzione. Siamo qui. Che entrata! Quella era mia! Mi sono vendicato di quella volta che siamo andati a Castelluccio di Norcia. Queste cazzate non si dovrebbero fare, Franci! Queste cazzate non si dovrebbero fare! Mi sono vendicato da quella volta a Castelluccio de Norcia! Io continuo a non sapere dove stia girando Francesco. Ci è mancato pochissimo. Pochissimo. Arrivati a questo impianto semaforico, come c'era scritto nel cartello situato 30 metri prima, abbiamo deciso di fermarci poiché Samuele sta congelando. Non so se vedete come fa lo zingaro che si scalda sul motore. Cambio di programma, non ci fermiamo più. Proseguiremo dritti fino al Monte Soratte e prenderemo qualcosa direttamente sulla vetta. Benvenuti all'outlet di Soratte, che è stato palesemente chiuso, ignoro il motivo, ma adesso la strada che si para davanti a noi è quella che ci farà raggiungere il Monte Soratte. Se non sbaglio, tra l'altro, è quello che è stato modellato per fare in modo che abbia il profilo di Mussolini, e infatti, se notate, un minimo ce l'ha. Dopo controllo su internet e vi dico se mi sono sbagliato o se era vero. Mi sono dimenticato di dirvi che ho un paio di piccole novità. Infatti non so se avete notato che ho montato i deflettori dell'aria, e devo ammettere che fanno veramente tanto tanto effetto. Soprattutto alle alte velocità non ti arriva più aria addosso. Quindi consigliati per chi vuole montarli sulla Tenerona.
Io li ho presi su eBay, quindi non sono quelli originali Yamaha, e li ho pagati all'incirca 55 euro. Se cercate bene li trovate sicuramente. L'altra novità invece riguarda il fatto che ho iniziato una piccola collaborazione con High Speed Motors. Vi lascio il loro link in descrizione. Hanno veramente di tutto, a partire dall'abbigliamento tecnico fino ad arrivare ai più svariati accessori. A breve infatti mi manderanno le manopole riscaldate che monterò sulla Tenerona e provvederò a recensire. Intanto abbiamo un gruppo di pantani qui. Se quando arrivo in cima, dopo aver percorso tutta sta strada di m***a, non c'è neanche un bel panorama, mi incazzo da morire con Francesco. Beh, non c'è male, via qui. Ci abbiamo un hot dog? Dai, dai. Sono le 11:20 di mattina e stiamo per prendere un hot dog, perché siamo in montagna, quindi è legge. Direi che ci vediamo dopo il nostro spuntino. Allora, siamo ripartiti. Il monte, come vi avevo detto, ricalca il profilo di Mussolini. E adesso stiamo andando a vedere il bunker Soratte. Beh, la vista merita. Allora, intanto abbiamo scoperto che è una riserva naturale. Bene. Non so cosa dobbiamo fare. Questo è il percorso della memoria. Questo è uno degli ingressi alle gallerie. E questo è il mezzo con il quale Francesco consegna i pacchi alle varie imprese. E da lì ce li lancio i pacchi. Questa è un'altra galleria. Che belle va lì, sassi, la roba davanti. Ma davanti, quel dietro, Francesco. Guarda, se gira, leva i sassi e poi passa. Perché è autistico. Il culo. Questo qua mi dà per... Sì, Francesco, un bacio. Non arrenderti. Il fucile che Francesco usa per andare a caccia, la parabola per vedere la televisione, e questa è l'arma che usa per allontanare i cinghiali. Questo è il pene di Francesco. Ingresso bunker Soratte. Chiuso. Allora, adesso vi racconto un po' la storia di questo posto. Il nonno di Francesco, tale Benito Mussolini, si era rinchiuso qua per fare una battuta di caccia al cinghiale. Arrivarono gli invasori e gli uccisero tutti i cinghiali. Si incazzò, costruì il bunker, poi si alleò con Hitler e scatenò la guerra. Non c'è senso. Perché doveva costruire un bunker? Perché i cinghiali si erano arrabbiati. I cinghiali invasori. Che poi si sono trasferiti tutti alla Quercia, Francesco. Lui ha fatto la guerra. Siamo arrivati a Nepi. Brucio la precedenza e vi faccio vedere l'acquedotto. Epoca romana, veramente molto bello. Allora, ho pochissima batteria, non ci è rimasto nient'altro che percorrere la cimina, ovvero la strada che ci porta verso casa, per circa 15 km. Quindi direi che passo in maniera molto molto rapida ai saluti. Come al solito vi ricordo di iscrivervi al canale qui sotto in descrizione trovate, come vi ho detto prima, il link al sito di High Speed Motors. Date un'occhiata al loro shop e vedete se trovate qualcosa di interessante. Come al solito vi chiedo gentilmente di farmi sapere cosa ne pensate del video qua sotto nei commenti. Se non avete tempo, lasciate un bel mi piace. Noi ci vediamo al prossimo video. Ciao!